Allora, diamo inizio alla seconda parte della mattinata, dedicata alla letteratura e all'arte, e anche se anche stamattina nella relazione di Angelica Rosati abbiamo già affrontato in parte questo tipo di problemi. Il mio intervento in realtà non è una relazione, sono semplicemente alcune considerazioni dettate da eventi che si sono verificati in tempi recenti, cioè la comparsa di alcuni codici rossiani sul mercato antiquariale. Nel 98 l'antiquario Tenscher vendette, purtroppo la notizia di questo manoscritto arrivò soltanto dopo la vendita, un codice per noi importantissimo, perché è l'unico codice di cui parlava anche il Pezzana. Angelo Pezzana infatti aveva raccontato che molte notizie sulla famiglia Rossi erano state desunte dal cosiddetto messale di Casa Rossi, nel quale erano segnate le date di nascita e di morte dei membri della famiglia a partire da Pier Maria. Il rinvenimento, e non sappiamo esattamente che cosa sia successo a questo codice da quando lo vide il Pezzana al momento in cui nel 1935 comparve per la prima volta in un'asta a Parigi, per scomparire successivamente ancora fino al 1998, quando finì tra i fondi dell'antiquario Tenscher, che lo vendette a un antiquario americano, Bruce Ferrini, il quale lo ha venduto a sua volta a un collezionista che non vuole essere identificato. Un collezionista so soltanto che è nordamericano. Per cui sventuratamente questo messale è di nuovo scomparso alla nostra consultazione, e abbiamo le notizie riportate nella fiche che venne redatta in occasione del catalogo di Tenscher, che ci dice che il messale era usato ovviamente come liber memoriale, con la notazione delle date di morte fino dei membri della famiglia fino all'età di Pier Maria, che invece Pier Maria cominciò a segnare le date di nascita dei propri figli, e da quel momento vennero segnate sia le date di nascita che i matrimoni più importanti della famiglia. Per cui la consultazione di questo manoscritto sarebbe veramente indispensabile, e sto continuando comunque a cercare di contattare l'attuale proprietario per avere la possibilità di consultarlo. Però in questi mesi un altro manoscritto della famiglia Rossi è comparso sul mercato antiquariale ed è ancora disponibile. Infatti, quando a marzo ci fu l'ultima edizione della mostra antiquariale di Maastricht, che è forse una delle più importanti che si svolgono in Europa, l'antiquario Tenscher ancora segnalò la presenza di un manoscritto rossiano. Lo andai a vedere e l'antiquario mi disse in quell'occasione che lui aveva già da mesi contattato la Biblioteca Palatina per vedere se era interessato all'acquisto. La consultazione diretta di questo manoscritto mi permise di stabilire che probabilmente era un manoscritto, un breviario di proprietà proprio di Gian Girolamo Rossi, visto che la datazione presumibile è attorno al 1530, ha tre belle pagine miniate, è molto elegante sia come grafia che come impatto visuale, e soprattutto questo manoscritto ha una bellissima legatura originale in cuoio con impresso lo stemma rossiano, a riprova definitiva che esisteva una biblioteca rossiana, che i codici venivano non solo fatti realizzare ma addirittura fatti legare con lo stemma di famiglia. Naturalmente questo manoscritto si trova ancora sul mercato antiquariale. La Palatina mi ha comunicato recentemente che non è in grado di acquistarlo perché non ha i fondi, e quindi il mio intervento è volto a sollecitare, così come avviene all'estero, la formazione di un
comitato, di un gruppo di persone che si sensibilizzino a questo problema e che cerchino di trovare i fondi per acquistare questo manoscritto. Se lo Stato non è in grado di farlo, si può ricorrere al finanziamento di enti privati. Già in passato, mi rivolgo qui al professor Mingardi perché è l'interlocutore all'interno della Cassa di Risparmio, sempre molto sensibile per la sua cultura privata a questo problema dei manoscritti. Già in passato siamo riusciti a tenere a Parma il bellissimo messale e breviario veramente del monastero di San Giovanni Evangelista, che è stato acquistato dalla fondazione della Cassa di Risparmio, perché anche in quell'occasione né la soprintendenza né la Biblioteca Palatina avevano purtroppo i fondi per intervenire, e anche in questa occasione io spero che la Cassa ci possa dare una mano per fare venire a Parma questa documentazione, questo frammento così importante della nostra storia passata, per raccogliere quelle biblioteche parmigiane che purtroppo sono andate disperse, perché voi sapete che la grande biblioteca dei Farnese è stata portata via da Parma, per cui noi abbiamo in Palatina dei bellissimi manoscritti che nella maggior parte dei casi sono manoscritti allogeni, acquistati dal Paciaudi in giro per l'Europa, in Francia prevalentemente. Questo ha portato a Parma delle opere straordinarie come il manoscritto di Cluny, come i bellissimi libri d'oro che ancora oggi abbiamo, oppure fondi acquistati da Maria Luigia come l'importantissimo fondo di manoscritti ebraici miniati, che è uno dei vanti della Biblioteca Palatina, ma sventuratamente abbiamo pochissimi manoscritti prodotti a Parma, che sono invece perlomeno quelli che sono stati identificati nel tempo, conservati in prestigiose biblioteche, per esempio i manoscritti di Ugolino Rossi che è conservato alla British Library, o i famosi libri d'oro di Bertrando Rossi che sono conservati alla Bibliothèque Nationale a Parigi. Per cui proporrei e vorrei sensibilizzare a due problemi: da una parte appunto riunirci per cercare di trovare i fondi per acquistare questi manoscritti che compaiono sul mercato antiquariale. Come seconda proposta vorrei lanciare l'idea della costituzione di una biblioteca virtuale rossiana, attraverso la digitalizzazione dei manoscritti individuati nelle varie collezioni, in modo tale che, se non riusciamo ad avere fisicamente le opere, abbiamo almeno la documentazione di questa grande cultura. Il professor Greci esordiva stamattina ricordando le parole di Salimbene che descrivono la grande cultura dei membri della famiglia Rossi a partire dal XIII secolo. La biblioteca virtuale avrebbe anche la funzione di tenere viva e operante la memoria di questa straordinaria cultura, l'attenzione data al libro di lusso, quindi al libro miniato, l'impatto e il ruolo che il collezionismo e l'allestimento di manoscritti di lusso ebbe. Vi ricordo che Bertrando Rossi, durante la sua ambascerie a Parigi, non solo acquistò uno dei libri d'oro che poi fece miniare a Milano, ma acquistò anche delle opere classiche che oggi sono conservate a Amsterdam. Quindi una politica familiare continua nel tempo, che noi potremmo almeno documentare attraverso una biblioteca virtuale. Quindi sono gli argomenti che vorrei proporre e su quali eventualmente apriremo il dibattito oggi pomeriggio durante la tavola rotonda. A questo punto vorrei cedere invece la parola alle oratrici di questa fase, cominciando dalla professoressa Maria Antonietta Cocella, che noi tutti conosciamo per la monografia L'asino d'oro nel Rinascimento, per gli studi su questo argomento, di cui oggi ci darà una nuova serie di informazioni, e quindi le cedo la parola. Dunque, la decorazione della sala dell'asino nella Rocca di San Secondo, risalente al 1530 circa, all'epoca di Pier Maria Rossi III, rappresenta un punto d'arrivo di una fortuna particolare di Apulei e Luciano fra 4 e 500 nelle corti padane, segnatamente in quella estensa di Ferrara e in quella gonzaghesca di Mantova. Questa fortuna investe non solo la tradizione letteraria, ma anche quella pittorica.
inizia nell'ultimo 400 con i volgarizzamenti ferraresi delle metamorfosi di Apuleio e del Lucio l'asino Pseudolucianeo. Prosegue poi con i rifacimenti ad essi ispirati, tra cui si segnala il poemetto in ottave di Niccolò da Correggio, Fabula Psiches et Cupidinis, risalente al 90-91 del 400. Questa fabula Psiches et Cupidinis è fonte delle realizzazioni pittoriche nella Delizia Estense di Berriguardo, e qui siamo nel 1493-94. Nel primo Cinquecento, con le edizioni a stampa, queste opere in volgare, sia le traduzioni sia gli originali, quindi le imitazioni di Apuleio soprattutto, si diffondono in tutta Italia, e di nuovo la citata Psiche del Correggio sembra aver ispirato anche Raffaello per la loggia di Psiche, risalente circa 1517, nella villa suburbana di Agostino Chigi a Roma. Il maggior discepolo del Sanzio, Giulio Romano, dipinge la sala di Psiche nel Palazzo Te di Mantova nel 28-29 e giungendo a San Secondo, noi ora giungiamo a San Secondo, subito dopo, intorno al 1530, un altro pittore passato verosimilmente sui cantieri romani di Raffaello e in quello mantovano di Giulio, si è proposto Vincenzo Tamagni da San Gimignano, dipinge la sala dell'asino, servendosi delle xilografie delle edizioni a stampa, dei volgarizzamenti delle metamorfosi e del Lucio l'asino. Ecco, quindi questi volgarizzamenti ferraresi, la cui fortuna rimane confinata nell'area appunto ferrarese e mantovana finché restano manoscritti, una volta ampliata enormemente la loro diffusione grazie alla stampa, proprio in quest'ultima veste forniscono il loro contributo per una creazione originale di nuovo nell'area padana, cioè il ciclo dell'asino di San Secondo. Questo, pur dipendendo artisticamente dalla linea Raffaello-Giulio Romano, è singolare nella scelta della storia di Lucio l'asino rispetto all'imperante tema di Psiche, che è diffuso in pittura già prima che il modello di Raffaello diventasse imprescindibile. E poi appunto Raffaello avrà indirettamente emuli fino al XIX secolo. Ecco, questo è il percorso in sintesi. Vediamo un po' dettagliatamente come si congiungono il percorso letterario e quello pittorico. Quindi sapete che Apuleio di Madauro e Luciano di Samosata, autori entrambi del secondo secolo d.C., non sono mai completamente scomparsi. Comunque sono stati riscoperti in Italia a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. Apuleio, ricordo, a metà del 300 e Luciano a fine 300, inizio 400. Più che nell'antichità sono accomunati nel Rinascimento dalla storia di un uomo trasformato in asino che dopo varie peripezie riacquista la forma umana. Ecco, questa storia è raccontata estesamente insieme ad altre cui fa da cornice nel romanzo di Apuleio, in latino Le Metamorfosi, e da sola, velocemente, in un racconto greco intitolato semplicemente Lucio l'asino, che ci è trasmesso nel corpus delle opere di Luciano, ma oggi è considerato apocrifo, comunque fa parte della tradizione appunto di Luciano. Il titolo Asino d'oro per le metamorfosi, che poi ha avuto fortuna, è attestato per la prima volta in Sant'Agostino. Nel Rinascimento questo titolo viene attribuito dai copisti estensi indistintamente anche al racconto dello pseudo Luciano. Vediamo brevemente le metamorfosi. Qui la storia è raccontata più diffusamente con intenti allegorici. Lucio viene trasformato in asino perché è troppo curioso di magia, che per lui rappresenta, anche se forse inconsapevolmente, una sorta di spiritualità, ecco, però degradata. Pur di sperimentare direttamente, senza nessuna preparazione specifica, le arti magiche, non esita a sedurre la serva di una maga, e quindi il suo imbestiamento è simbolo evidente della caduta nei bassi istinti. La sua condizione di asino lo porta a trovarsi in balia di vari padroni, le sue peripezie costituiscono un doloroso apprendistato, un percorso di redenzione, a seguito del quale non solo recupera la forma umana, ma sale verso una forma di vita spiritualmente superiore. Come iniziato del culto di Iside e poi decurione quinquennale, cioè sommo sacerdote,
carica non incompatibile con la vita attiva, il Lucio Redento, che ha saputo affidarsi alla provvidenza divina, mentre all'inizio cercava di acquisire poteri magici per controllare la realtà, ha alla fine anche grande successo mondano come avvocato. Ecco, questo riassunto essenziale sottolinea il forte valore simbolico ed esemplare del romanzo e fa comprendere il motivo della fortuna della storia di Lucio, il nome etimologicamente connesso alla luce, una volta che il manoscritto Ora Laurenziano 68.2 dell'XI secolo è stato tratto alla luce dall'oscurità della biblioteca monastica di Montecassino a metà del Cinquecento, come sapete, da Zanobi da Strada, e poi portato a Firenze da Boccaccio. Il testo del Lucio l'Asino, pseudo Lucianeo, potremmo definirlo più boccaccesco, senza implicazioni religiose, tornerà a circolare in Italia a partire dagli inizi del Quattrocento e anche esso avrà fortuna, sia perché in relazione con quello puleiano, sia perché creduto di Luciano. Emanuele Crisolora, che tiene la prima cattedra di greco in Occidente a Firenze dal 1397 al 1400, usa Luciano come autore scolastico adatto ai principianti. E quindi Luciano comincia così la sua diffusione. Le opere di Luciano sono brevi, sono numerose, irridono sì la religione, i miti tradizionali, le varie scuole filosofiche che pretendono di possedere la verità, e quindi per motivi vari, appunto, sia per la facilità linguistica, sia per questi elementi satirici, le opere di Luciano vengono tradotte ripetutamente da vari umanisti, spesso più umanisti si esercitano sulla stessa opera. E poi nel Cinquecento Luciano verrà preso come modello di non solo di stile, ma anche di contenuti, sarà in qualche modo il modello a cui si richiamano gli atei o anche i cattolici un po' scomodi come Erasmo o Thomas More. Ecco, quindi io parto in realtà dallo studio della fortuna di Luciano e del suo influsso sulla cultura europea ho cominciato studiando in particolare una serie di volgarizzamenti di opere di Luciane contenute in un codice della fine del Quattrocento, ora Vaticano Chigiano L6 215, di origine ferrarese in realtà. Purtroppo adespota in epigrafo, ma un codice di lusso per cui insomma l'intitolazione doveva essere scritta alla fine. Sono rimaste però per fortuna le miniature ornamentali con lo stemma del committente, che è Ercole I d'Este. Quindi Ferrara, ai tempi di Ercole I d'Este, è una vera e propria fucina di volgarizzamenti. Il duca non conosce le lingue classiche, o conosce un po' di latino, ma insomma non è in grado di leggere gli autori latini in lingua originale, tantomeno i greci, però ama le opere storiche e quelle teatrali. Si sa che è ad Ercole d'Este che si deve la rinascita del teatro moderno. Quindi fa tradurre Plauto in particolare per metterlo in scena, e poi da lì cominceranno le imitazioni. Quindi anche Apuleio e Luciano vengono tradotti in volgare per Ercole d'Este. Si è posto subito all'attenzione il Lucio l'Asino perché c'erano problemi di attribuzione, di datazione. La storia di questo volgarizzamento si incrocia con la storia del volgarizzamento di Apuleio. Quindi entrambi sono stati volgarizzati a Ferrara nello stesso turno di tempo. Dunque, Edoardo Fumagalli ha confermato che l'Apuleggio Volgare, questo è il titolo delle Metamorfosi nelle edizioni a stampa, delle Metamorfosi in Volgare nelle edizioni a stampa, è di Boiardo. Angelo Decembrio in realtà afferma che Feltrino Boiardo, nonno del poeta, l'aveva già tradotto. Non sappiamo quanto di questa prima traduzione può essersi riversata in quella del nipote. Ecco, in seguito ai miei studi ho stabilito che il volgarizzamento del Lucio l'Asino invece non è di Boiardo.
in quanto è tradotto dal greco e fedelmente. Invece Boiardo, i suoi volgarizzamenti, anche quelli di opere greche, Erodoto e Senofonte, li esegue da precedenti versioni latine, rispettivamente del Valla e di Poggio Bracciolini. Ecco, della falsa attribuzione a Boiardo è responsabile l'editore di origine ferrarese Niccolò di Aristotele De Rossi, detto Zoppino, che stampa a Venezia una sola volta il Lucio Volgare. Ecco, lo stesso Zoppino aveva pubblicato anche la Pulegio Volgare più volte, avete il resoconto di queste stampe in una delle fotocopie, così potete seguire più agevolmente, posso anche saltare un po' il resoconto piuttosto complesso di questa parte. Sempre Zoppino nel 1525 stampa la raccolta dei volgarizzamenti di Luciano, che corrisponde a quella del Vaticano Chigiano, è lo stesso 215, ma senza l'asino e senza il nome del traduttore. No? Il nome del traduttore, per Luciano, Zoppino lo darà solo nella seconda edizione del 29, in mezzo ce n'è un'altra, come potete vedere, di Bindoni e Pasini, ancora adesso. Quindi, esaminato il metodo di traduzione, confrontato il testo greco, la versione latina di Poggio Bracciolini dell'asino, c'è anche questa versione, e il volgarizzamento stesso, quindi confrontati greco, latino e volgare, e accertato che il volgarizzamento eseguito sul greco, anche se c'è qualche influsso della versione latina, ecco, accetto fino a prova contraria le testimonianze che assegnano Luciano a Niccolò Leoniceno, le cui date di nascita e morte sono 1428-1524. Il Leoniceno è in realtà importante soprattutto nella storia della medicina, è un umanista, è un medico umanista, filologo, valente grecista, studioso di Galeno, di Aristotele. È attivo anche come medico di corte presso gli Este e esegue anche volgarizzamenti di argomento storico, quindi non strettamente medico, di argomento storico e anche Luciano per Ercole d'Este. Ecco. I volgarizzamenti fatti per Ercole d'Este finché è vivo lui, cioè fino al 1505, se non sbaglio, sì, non circolano perché Ercole d'Este è molto geloso dei suoi volgarizzamenti, soprattutto di quelli teatrali, quindi li ha pagati lui, li ha commissionati lui, e non ama che si diffondano. Evidentemente dopo la sua morte invece cominciano a circolare per merito dello Zoppino, appunto, che attingendo alla biblioteca ferrarese stampa molte opere sia in traduzione sia originali. Ecco, e la Pulegio Volgare e il Luciano Volgare fino a metà del Cinquecento sono dei veri e propri bestseller, vengono ristampati molte volte in vere e proprie edizioni tascabili che sono rese più attrattive dalle illustrazioni xilografiche che vengono riprodotte ancora oggi in collane come la Burr. Ecco, proprio queste edizioni illustrate del Cinquecento fanno da tramite per la ripresa pittorica della storia dell'asino Lucio. Ecco, veniamo quindi all'argomento, alla seconda parte della trattazione, all'argomento pittorico. Ecco, quindi trascuro molti particolari relativi alla traduzione dei due testi e mi soffermo sul loro influsso in pittura. Bisogna tenere presente che le traduzioni nei secoli passati non miravano alla fedeltà, molto spesso sconfinavano anche nei rifacimenti. E dobbiamo ricordare che Boiardo, traducendo Apuleio, elimina l'ultimo libro, che è quello di carattere religioso, che svela un po' il significato allegorico del romanzo, e inventa un nuovo finale, prendendo spunto da quello del Lucio, di cui parlerò tra un attimo. Ecco, bisogna ricordare che fin dal 400 in pittura il tema più diffuso è quello di amore psiche, che è una lunga favola al centro del romanzo, la cui protagonista ripete a livello più alto le peripezie in pratica dell'asino, ovviamente in altri termini.
A Firenze questo tema viene svolto fin dagli anni 40 del 400 su cassoni nuziali le riprese tengono conto non solo di Apuleio ma anche delle genealogie di Orum Gentilium del Boccaccio. Ecco. Il passaggio dai cassoni ai grandi affreschi, ai grandi cicli parietali avviene però ancora in ambito ferrarese nel ciclo appunto di Berriguardo che ho citato prima, quindi siamo più di 20 anni prima degli affreschi di Raffaello alla Farnesina. Ripeto, 1493-94, il pittore Ercole De Roberti, che dipinge appunto in questa delizia fuori città, Berriguardo, un'intera sala con gli affreschi di Psiche. Anche qui non si risale direttamente da Apuleio e nemmeno al volgarizzamento del Boiardo, ma al ricordato poemetto Fabula Psiche et Cupidinis di Nicola da Correggio. Questa fabula, Psiche et Cupidinis, che citerò come Psiche per brevità, è composto verso il 490-91 per Isabella d'Este, che è figlia di Ercole d'Este, ricordo, e nel 90 va appunto sposa a Mantova al marchese Francesco I Gonzaga. Ecco, quindi neanche la figlia spesso Ercole d'Este cedeva i suoi volgarizzamenti e lei o se li rifaceva, si faceva ritradurre le opere che le interessavano, oppure vabbè, c'erano letterati che conoscevano i suoi interessi, le sue passioni e quindi componevano per lei quello che pensavano potesse gradire. Ecco, il palazzo di Berriguardo è distrutto, non c'è più questo primo grande affresco di Amore e Psiche, ci resta una testimonianza nel De Triumphis Religionis del 1497 di Sabbadino degli Arienti, che descrive le varie scene di questi affreschi ricalcando i versi del Correggio. Questo poemetto del Correggio sembra essere stato impostante anche per Raffaello a Roma, quindi vedete, cioè, è proprio grazie alle stampe che queste opere hanno una diffusione ovviamente molto più ampia rispetto a quella dei manoscritti e i pittori che in genere non hanno una conoscenza delle lingue classiche si rifanno a questa letteratura volgare per riprendere i temi antichi. Quindi Raffaello appunto nella loggia di Psiche, quella che oggi si chiama Farnesina, e poi ho già ricordato Giulio Romano a Palazzo Te. Giulio Romano è a Mantova dal 1524. Ricordo che Federico II Gonzaga, quindi figlio di Isabella d'Este e quindi nipote di Ercole d'Este, fra 1510 e 13 aveva vissuto a Roma come ostaggio alla corte di Giulio II e aveva potuto conoscere insomma, i più grandi artisti che stavano ricostruendo e decorando la città. Non mi soffermo su Palazzo Te, ricordo solo che di nuovo che la sala di Psiche di Palazzo Te risale al 1528-29, il ciclo è articolato in modo molto complesso e labirintico, anche come metafora appunto dell'errabondo viaggio dell'anima umana. Ecco. E da qui veniamo ora al nostro asino, al nostro circolo dell'asino a San Secondo, perché questo è da collegare al cantiere mantovano di Giulio Romano. Ecco. Bisogna sottolineare che il ciclo dell'asino a San Secondo è l'unico esempio noto di ripresa pittorica della storia di Lucio, di fronte a una marea di riprese della storia di Psiche. Il signore del piccolo stato di San Secondo è il conte marchese Pier Maria III, come abbiamo già ricordato prima, che oltre a dimostrare abilità politica e militare, mostra anche gusto artistico. Nel 23 si è imparentato con i Gonzaga di Mantova, sposando Camilla Gonzaga, che è cugina di Federico II. Quindi Pier Maria continua i lavori iniziati dal padre Troilo, di rinnovamento della Rocca, che ha conservato la sua funzione militare, ma in quanto residenza di famiglia signorile viene artisticamente aggiornata e resa più confortevole.
L'aggiornamento artistico trova il suo modello naturale ora nelle novità mantovane di Giulio Romano e oltre alla Sala dei Cesari, che più o meno coeva quella di, appunto dell'Asino, appunto la Sala dei Cesari è modellata sulla Sala dell'Imperatore, sulla Camera degli Stucchi di Palazzo Te, anche nei decenni successivi altre sale della Rocca di San Secondo saranno ispirate ad altri ambienti di Palazzo Te. Ecco, il pittore del ciclo dell'Asino è rimasto a lungo anonimo, comunque già da Eugenio Battisti era stato messo in relazione con la scuola di Raffaello, attiva nella decorazione delle logge vaticane. Negli affreschi dell'Asino in San Secondo si riconoscono tratti stilistici anche della decorazione pittorica di Palazzo Te e si tratta dunque di un pittore che ha continuato a lavorare, almeno saltuariamente, anche con Giulio Romano dopo la morte di Raffaello. Raffaello muore nel 20. Ecco, Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi, in uno studio sulla Rocca di San Secondo risalente al 95, lo hanno identificato con Vincenzo Tamagni da San Gimignano. Le date sono 1492-1530, la data di morte incerta, qualcuno la sposta addirittura al 37. Ecco, non ho la competenza per accettare o rifiutare tale attribuzione, ma mi sembra abbastanza probabile. Vincenzo Tamagni nel 1525-26 lavora a Villa Lante al Gianicolo, progettata da Giulio Romano. Dopo il sacco di Roma torna a San Gimignano, ma potrebbe anche essere stato chiamato a Mantova per un breve periodo. Ecco, Pier Maria Rossi vuole mostrarsi aggiornato in campo artistico, però anche originale rispetto al modello mantovano. Quindi sceglie, o accetta la proposta, o si fa consigliare, quindi c'è la proposta di qualcuno, sceglie un tema che alluda alla recente Sala di Psiche a Palazzo Te, ma che non sia ancora stato sfruttato pittoricamente, e quindi la storia dell'asino Lucio. L'ispirazione, a chiunque venga, è suggerita dalle silografie nelle edizioni dei volgarizzamenti di Apuleio e dell'asino Pseudolucianeo, entro le quali vengono selezionate quelle ritenute più significative. Questa pratica di usare le silografie da parte dei pittori per ispirarsi non è nuova, lo si faceva già nel passato con, ispirandosi alle miniature, nei codici appunto miniati, lo si fa anche con le edizioni a stampa illustrate. Ecco, Raffaello stesso nelle logge vaticane aveva utilizzato le silografie di Bibbia in volgare per poter controllare insieme testo e illustrazioni. Ecco, non mancavano certo a Roma Bibbie latine, miniate, ma evidentemente le Bibbie in volgare con illustrazioni silografiche erano più facilmente utilizzabili. Come dicevo, Raffaello non sapeva il latino. Ecco. Quindi diciamo questa idea c'era già di creare dei cicli di storie. Quelli di Raffaello alle logge vaticane sono molto brevi, pochi riquadri per ogni storia biblica che deve richiamare alla mente. Ecco, qui a San Secondo invece abbiamo proprio un ciclo abbastanza lungo e complesso. Quindi abbiamo una narrazione per riquadri successivi, come un film, no, che si snoda su due fasce concentriche leggibili da destra a sinistra e che culmina nel riquadro centrale, certo più lineare rispetto al labirinto della Sala di Psiche. Ecco, chi è riuscito ad avere le fotocopie potrà seguirlo, visto che ho numerato i vari riquadri a sinistra. Non sono venuti i numeri 4, 5, 6, ma li potete integrare facilmente. Ecco, per il riassunto della storia rimando alle vostre conoscenze e se no al sito internet curato dal dottor Paul Diallai, che ha mirabilmente illustrato proprio questa sala con le immagini e con un commento. Ecco, richiamo solo l'attenzione su alcuni riquadri. Ecco, la storia di Psiche, dicevamo, qui è omessa, però il richiamo ad essa e agli affreschi del tè è palese, nelle quattro scene relative alla fanciulla rapita dai ladroni, Carite, cioè la grazia, Carite, cui la vecchia narra la fiaba di Psiche per consolarla. Ecco, queste, come vedete, sono le illustrazioni 5, 6, 7 e 8, quindi sono le illustrazioni, i riquadri dedicati
la storia di Carite, appunto fanciulla rapita dai ladroni, e una vecchia serva è incaricata di custodirla, e siccome Carite si dispera pensa di consolarla e la consola narrandole una fiaba, che è quella appunto di Psiche. Ecco, però qui bisogna notare che abbiamo 4 riquadri su un totale di 17, e quindi già il numero è significativo, mentre per altri episodi al massimo ci sono 2 riquadri. Quindi diciamo l'omissione della storia di Psiche la si fa notare che è volontaria, no? e si mette in scena invece con bella evidenza la sua narrazione. Guardate il riquadro numero 5, in cui abbiamo la vecchia che cerca di consolare la ragazza piangente e l'asino presente per poter, che ascolta anche lui la storia nel romanzo di Apuleio, per poterla poi rinarrare, no? Ma qui appunto ha una sua parte, occupa metà riquadro. Quindi, ripeto, si sottolinea proprio la narrazione della storia di Psiche che viene omessa. La storia di Psiche c'è solo in Apuleio, non c'è nello Pseudo Luciano, anzi in questo è del tutto assente qualsiasi accenno a una narrazione, a una consolazione. Ecco, si mette bene in evidenza anche il modello mantovano, questa volta pittorico, tramite la figura di Carite atteggiata come quella di Psiche piangente nell'episodio della Cenerita dei Segni a Palazzo Te. Anche questa figura è riprodotta dopo le silografie, quindi potete controllare l'atteggiamento delle due figure. Questo era già stato notato anche da Cirillo e Godi, i quali aggiungono che anche il tipo della vecchia rimanda a quello della vecchia presente nell'angolo sinistro del cosiddetto banchetto nobile nella sala di Psiche a Palazzo Te. Questo non l'ho riprodotto, se non l'avete in mente potete trovare facilmente illustrazioni di questo banchetto nobile. E della vecchia filatrice nel lavoro dei campi, nell'appartamento sempre del giardino segreto al Te. E i due studiosi segnalano anche la derivazione da Giulio Romano dei vivaci toni cromatici fra il violetto, il giallo e il verde. Quindi direi che la dipendenza pittorica dalla sala di Psiche di Palazzo Te è palese. Ecco, spostandoci su un altro riquadro significativo, ci spostiamo appunto sull'ultimo, su quello centrale. Ecco, questo non raffigura né l'epilogo originale delle Metamorfosi né quello del Lucio l'asino, bensì il nuovo finale inventato da Boiardo, di cui vi dicevo prima. Ecco, questo nuovo finale viene illustrato dall'ultima silografia nelle stampe dei volgarizzamenti ed è ripreso qui a San Secondo. Riassumendo brevemente appunto questi finali, l'ultimo padrone dell'asino scopre che questi ha delle doti amatorie, perché una nobildonna si è invaghita di lui e si accoppia regolarmente con lui. Quindi il padrone progetta di farlo esibire in un accoppiamento con una condannata, appunto in pubblico, in uno spettacolo. Ecco, secondo Apuleio, l'asino riesce a fuggire inosservato dal teatro, raggiunge il mare, si addormenta affranto sulla spiaggia, si risveglia a sorgere della luna, riconosce la dea, la grande madre, la invoca con tutti i nomi con cui è venerata, ripiomba in un invincibile sonno. La dea gli appare in sogno, gli rivela il proprio vero nome, Iside, gli dà istruzioni su come tornare uomo e su come poi mettersi al suo servizio. Contemporaneamente dà istruzioni in sogno a un sacerdote che nella processione per la festa di Iside recherà in mano una corona di rose, perché le rose sono l'antidoto per poter ritornare uomo. Lucio dovrà avvicinarsi tra la folla e mangiarla. Così avviene e segue l'iniziazione ai riti misterici, l'ascesa religiosa e sociale di Lucio. Ecco. Nel Lucio l'asino, che rimane sempre su un tono più comico, se possiamo dire così, anche più licenzioso, l'asino vede sparsi per terra per il teatro dei petali di rosa, li mangia e si trasforma in uomo. Parte del pubblico vuole mandarlo a rogo come stregone, riesce a farsi ascoltare dal governatore romano presente allo spettacolo, che si scopre avere rapporti di ospitalità col padre di Lucio, e segue poi l'ultima disavventura erotica con la matrona che lo scaccia perché non ha più gli attributi asinini.
Ecco, Boiardo elimina lo scomodo libro finale di Apuleio, si ispira al vocalizzamento del Lucio, introduce a teatro la matrona invaghita dell'asino, che ne impedisce la fuga. Dà un ruolo più importante al governatore romano, a costui è stata offerta come primizia una rosa, perché siamo nel mese di marzo, quindi una sola rosa, non una corona di rose. L'asino si accosta, si inginocchia davanti al governatore come per baciargli la mano, mangia la rosa e torna uomo, e segue anche qui la disavventura erotica finale. Ecco. La silografia che chiude la serie delle illustrazioni dell'Apuleggio rappresenta questa scena nell'attimo precedente alla riconversione in uomo. E questa è la scena finale, ripeto, degli affreschi di San Secondo. Si può notare qualche particolare differenza tra la silografia e l'affresco. Ecco, nella silografia in realtà la rosa non si vede bene, forse è a terra, l'asino si inginocchia, bacia la mano del governatore che ha in mano uno scettro, un bastone, appunto nella sinistra. Nell'affresco, penso che anche qui si riesca a vedere abbastanza bene, qui non si vede molto bene, comunque se andate a vedere sul sito internet che vi ho citato prima, l'illustrazione è molto più nitida e comunque magari facendo un giro qui al castello si potrà osservare direttamente. L'asino mangia direttamente una rosa, appunto, dalle mani del governatore romano, che nell'altra mano non ha più lo scettro, ma appunto è libera la mano sinistra, forse in segno di meraviglie. Ecco, chiaramente questo non è un sacerdote nel corso di una processione, come si era detto fino a qualche tempo fa, non osservando attentamente la scena, ma appunto un uomo di potere seduto su un trono, insomma su un seggio, attorniato dai suoi soldati. Ecco, quindi il riscontro che ho potuto verificare è appunto con il finale della Apuleggio Volgare, e chiudo leggendovi questo brano. Fui tenuto de fuori sotto le grade del tribunale, ove stava il preside romano a riguardare il gioco, il quale, essendo come l'usanza d'armata gente circondato, sopra uno sedio de oro coperto stava a sedere, ed aveva in mano quello desiato fiore che mi poteva riportare l'osata umanitade. Dico che in mano aveva una rosa, a lui donata in quello giorno per cosa rara, impero che, essendo del mese di marzo, non era ancora la primavera incominciata. Alla vista di quella rosa cominciai io tutto a tremare di paura, di speranza e d'allegrezza, e cominciai piacevolmente a salire sopra il tribunale, ma quelli dispietati guardatori cominciarono incontinenti a cacciarne gioso, e levando l'aste mi avrebbero asininamente trattato se il preside, pigliando piacere della domestichezza mia, non avesse fattomi dare adito alla sua presenza. Per la qualcosa, facendomi largo ciascuno tra quelli armati, passai avanti alla sedia, e chinando la testa e piegando gli zenocchi, feci reverenzia, e lui di tal atto ridendo mi porse la mano a basare, siccome agli altri fare solea quando fatto gli era riverenzia. Io, pienamente accostandomi, presi con grandissima paura la rosa in bocca, e quella avidamente devorai. Ecco, mi fermo qui e per maggiori dettagli rinvio agli atti. Ringraziamo la professoressa Cocella per queste interessanti puntualizzazioni che ci hanno riproposto anche il tema di come la cultura rinascimentale si trasmetta attraverso i manoscritti, attraverso gli incunaboli, l'importanza della biblioteca. Vi ricordo che Pier Maria aveva a Torre Chiara nella sua camera d'oro fatto realizzare lo studiolo, con rappresentazioni di quelli che sono i poeti e i personaggi alla base della sua cultura, quindi una lunga tradizione di famiglia. Pier Maria sapeva lo spagnolo e il francese, così ci dice il Caviceo, aveva sicuramente delle volgarizzazioni, e d'altra parte i suoi rapporti con le corti vicine lo giustificano ampiamente. Passiamo adesso alla relazione di Elena Bini, con molto piacere, perché Elena Bini si è laureata presso il nostro Dipartimento di Beni Culturali, come d'altra parte anche Angelica Rosati, quindi è con legittimo orgoglio che presentiamo, si è laureata col professor Mussini, che presentiamo questo lavoro che nasce proprio dal lavoro della tesi.
dell'Asino d'Oro alla Sala dei Cesari che appartengono alla committenza di Pier Maria. Quindi il quartiere di residenza, la zona cosiddetta privata, insomma, del castello, che appartengono invece, come la gran parte delle committenze decorative del castello di San Secondo, appartengono alla committenza di Troilo II, il primogenito di Pier Maria e successore, erede appunto del potere dal padre. Troilo II è stato poi una figura fondamentale per quanto riguarda l'aspetto, il cambiamento architettonico e appunto l'aspetto decorativo poi che il castello assunse nel passaggio proprio dall'aspetto quattrocentesco, di cui si è parlato in parte prima, voluto da Pier Maria, quindi una sorta di fortezza all'epoca, una roccaforte, ha invece l'idea di palazzo rinascimentale che andò assumendo proprio a partire dall'inizio del XVI secolo con Troilo I, con Pier Maria e poi appunto con Troilo. E la maggior parte, appunto, l'altro ruolo fondamentale è quello di committente delle decorazioni che in parte, in gran parte, sono ancora oggi conservate all'interno del castello. Perché dedicare attenzione proprio a questo ciclo di decorazioni? Perché è stato un ciclo che è stato sempre sottovalutato all'interno del castello, si è sempre data molta attenzione alla zona di rappresentanza e ovviamente soprattutto alla sala delle gesta rossiane, mentre invece questo ciclo ha sempre avuto poca attenzione e quando si è data attenzione adesso in qualche modo lo si è un po' svalutato, sono dati soprattutto dei giudizi negativi. Perché? Perché il giudizio più negativo di tutti è quello dato nel 1980 dal Mulazzani, che appunto aveva definito il ciclo, un ciclo a carattere prevalentemente moralistico e pedagogico, che però si inseriva in un clima, e cito testualmente, di erudizione arida e miope. In realtà c'è molto di più, insomma, dietro questo primo giudizio alquanto affrettato. Perché? Innanzitutto la scelta della favolistica di Esopo non era un tema alquanto affatto scontato, perché si sono avute, è vero, molte rappresentazioni dal punto di vista artistico delle favole di Esopo, soprattutto in epoca medievale. Nel 200 ci sono molti esempi, per esempio nell'Italia centrale, in Umbria, molti esempi conservati, ma per quanto riguarda il XVI secolo, i due esempi che si possono ricordare precedenti questo di San Secondo sono senz'altro il ciclo di conservato nella stua della famea, cioè la stanza della famiglia, cioè il refettorio dei familiares, della servitù del principe vescovo Bernardo Kless nel castello del Buon Consiglio a Trento, e sono tra l'altro questi due cicli di cui parlo adesso sono coevi, perché queste decorazioni sono eseguite intorno al 1531-32 dei fratelli Dossi, e l'altro ciclo, che è un ciclo non solo da affreschi ma anche conserva stucchi, eseguito proprio a Palazzo Te a Mantova, torniamo ancora lì, a Palazzo Te a Mantova, attribuibile ovviamente all'equipe di Giulio Romano, dove nel giardino segreto, il cosiddetto giardino segreto di Palazzo Te. Quindi già queste tre zone, San Secondo, il quartiere di Esopo, la stua della famea a Trento e poi Mantova, con affreschi e decorazioni realizzate intorno al 1531-35, sono zone private. Il giardino segreto era forse l'unica zona veramente riservata alla meditazione di questo grande palazzo di rappresentanza mantovano, la stua della famea, come ho detto, il refettorio della servitù, quindi un luogo estremamente riservato, comunque non legato al ruolo di rappresentanza, e San Secondo a maggior ragione, insomma escluso proprio dalla committenza di rappresentanza, la prima parte della committenza di Troilo II, perché questa della zona legata ad Esopo è collocabile verso la fine della committenza stessa, perché la possiamo collocare, datare intorno al 1574-80, un periodo un po' labile, ovviamente non abbiamo documenti che possano confermare queste affermazioni, ma comunque insomma, questo è il periodo di riferimento. E poi non è stato scontato neanche l'elemento ispiratore di questo ciclo decorativo. Non è una delle tante raccolte di favole di Esopo che si sono prese in considerazione, ma un testo molto originale, di grande interesse anche per l'autore,
che fu pubblicato per la prima volta nel 1563. Sono, per la precisione, le Fabule Centum ex antiquis autoribus delecte di Gabriele Fernu, un cremonese, un umanista cremonese. Quest'opera venne pubblicata in realtà postuma, perché lui morì 2 anni prima, nel 61, ma a dire la verità, per il ciclo di San Secondo non si scelse l'Editio Princeps, che era corredato ovviamente di incisioni, parte di incisioni con queste poesie, questi carmi che spiegavano la favola con il motto conclusivo, bensì si scelse una delle sue edizioni successive, quella del 1568, pubblicata a Venezia per i tipi, a Venezia per i torchi di Johannes Krieger. Questa fu un'opera estremamente fortunata, perché ebbe moltissime edizioni nel XVI secolo, ma anche nel XVII, nel XVIII e nel XIX. Venne tradotta in francese, venne tradotta in inglese, quindi un'opera, ripeto, che aveva goduto di grandissima fortuna fin dall'inizio. Il personaggio, poi l'autore di quest'opera, di queste Fabule Centum, era anche lui un personaggio estremamente importante nell'ambiente culturale romano della seconda metà del XVI secolo. Gabriele Fernu, come ho detto, era cremonese, iniziò la propria fortunata carriera sotto la protezione, sotto l'area protettiva dell'allora cardinale Gianangelo Medici, il milanese, che nel 1559 diventò papa col nome di Pio IV, e questo lo portò ovviamente a Roma. Lo portò a Roma, entrò a far parte della Biblioteca Vaticana come revisore latino, e questo lo portò ad entrare a far parte di un gruppo culturale estremamente originale, estremamente variegato, che comprendeva personaggi come Girolamo Sirleto, Latino Latini, Antonio Flaminio, Paolo Manuzio, con il quale aveva avuto degli elementi di scontro. Manuzio temeva molto il giudizio che Fernu dava delle edizioni che insomma lui faceva uscire dei propri torchi, ed era molto molto stimato come filologo, ma anche come collezionista, perché appunto aveva una forte passione per le collezioni. E questo gruppo di letterati romani aveva in qualche modo portato avanti il compito iniziato dai letterati di 2 secoli prima, cioè la riscoperta dei classici, che ovviamente non era più una riscoperta, ma era una valorizzazione della stessa. Non la valorizzazione in senso di imitazione pedissequa, che era purtroppo un difetto della cultura e della riscoperta dei classici, la loro valorizzazione nel corso del XVI secolo, ma una valorizzazione estremamente originale, e lo dimostrano tutte le emendaciones che lui aveva curato di molti classici della letteratura latina. Addirittura c'è un legame ipotetico che si può creare tra i Rossi e Fernu, perché uno degli storici di famiglia, forse per noi quello più caro, Federico Rossi, che era fratello di Troilo II, quindi nipote anche lui del Giovan Girolamo che oggi si va celebrando, Federico Rossi scrisse gli Elogia Virorum Rusciorum, valorizzando e celebrando alcune figure della famiglia, tra cui il Bertrando di cui si parlava anche prima, Bertrando che morì giovanissimo a Valmontone. Lo zio Giovan Girolamo si occupò proprio della traslazione delle spoglie e della sua sepoltura, una sepoltura degna insomma di un personaggio della stirpe rossiana. Così fece, le spoglie vennero, si trovano ancora oggi nella chiesa di Santa Maria della Steccata a Parma, con un monumento funebre degli anni 30 del 500, e questo monumento reca una scritta, la lapide reca una scritta con la dedica realizzata, così dice Federico Rossi, da Gabriele Fernu, proprio dal Fernu. In realtà l'epoca, il 1530, ci porta ancora molto lontano insomma dalla fama che Fernu ebbe, però anche questo è un elemento di grande curiosità. E poi l'opera comunque di Gabriele Fernu, le Fabule Centum, sono state molto valorizzate durante l'epoca della Controriforma. Non a caso l'opera venne curata nella sua Editio Princeps proprio da Carlo Borromeo e da Silvio Antoniano, perché ovviamente il contenuto era
ispirato, era legato ai principi della Controriforma, quindi la celebrazione delle virtù, l'ammonimento sui vizi, questi consigli che venivano dati ai fanciulli, l'opera si indirizzava soprattutto ai ragazzi, e quindi insomma si era creato una sorta di legame con l'epoca della Controriforma, con i principi della Controriforma, e questo sarà un aspetto che si ritroverà anche più avanti in questa trattazione. Ovviamente, avendo in mano il libro di Faerno, la prima operazione che ho condotto è stata quella del raffronto tra le incisioni faerniane e gli affreschi di San Secondo. Io ho portato qui alcuni esempi, ovviamente non proprio tutto il ciclo, ma per esempio alcune testimonianze di questo confronto sono: questa è la favola degli asini di Giove. Sì, si vede un po', si è un po' scura l'immagine. Vediamo il confronto con l'immagine di Faerno, le posizioni insomma vengono richiamate soprattutto degli asini nei confronti di Giove, con delle correzioni che si possono notare effettuate anche dal pittore in seconda fase. Poi questa è la favola della volpe e della maschera, con delle aggiunte che ovviamente il pittore ha effettuato, i paesaggi sono una testimonianza di questo, ecco questa è l'incisione di riferimento. Poi abbiamo ancora la volpe e il leone, con chiaramente questa purtroppo molto sfocata, ma per colpa del libro, insomma, per colpa del testo che era purtroppo mal conservato in alcune immagini. La volpe e il cinghiale, anche in questo caso purtroppo vi preannuncio la qualità dell'incisione non è altissima, della foto non è altissima. Anche questa è un'immagine rovinata, ma potete notare a sinistra l'immagine dell'olivo e a destra la canna. Vedete ora l'incisione, quasi identica, insomma mantenuta anche l'immagine. Ecco, ovviamente da questo confronto emerge effettivamente che c'era questo punto di riferimento voluto dai committenti, però la seconda fase è stata da parte mia il confronto tra le incisioni che il testo faerniano che riporta alla fine la morale che commenta la favola e invece gli affreschi di San Secondo, perché anche negli affreschi di San Secondo, l'avrete notato prima, si leggono queste morali in calce. Ora questo confronto ha portato invece ad una discrepanza notevole tra i due elementi di riferimento, perché appunto ci sono moltissime differenze. Per esempio vado all'immagine del lupo e dell'agnello, questo è stato il primo esempio, la prima discrepanza. Ovviamente io non ho confrontato solamente l'edizione di Faerno e basta, io ho preso come punto di riferimento anche altre raccolte di favole di Esopo, infatti mi sono imbattuta in questo testo pubblicato nel 1547 a Basilea, che raccoglieva diversi testi sulle favole di Esopo, tra cui le favole di Gabrio. Ecco, nelle favole di Gabrio compare proprio questo De Lupo e Tanio, e a commento della favola di De Lupo e Tanio di Gabrio sta questa frase: cena, fies mi, ovviamente parla lupo nei confronti dell'agnello prima di mangiarlo, cena, fies mi et iure et iniuria, mentre qui leggiamo una variante, quo iure quac quacque iniuria. Quindi già questa prima differenza mi aveva colpito, insomma, nella ricerca delle fonti che stavo facendo. Però Troilo II, e soprattutto la figura del committente, del letterato che l'hanno poi aiutato a realizzare questo progetto iconografico molto particolare, non avevano attinto solamente alle raccolte favolistiche per la creazione di motti o per la considerazione di alcune immagini di riferimento, bensì anche ad un patrimonio culturale che nel corso del XVI secolo ebbe grandissima fortuna, in realtà già da prima, cioè il mondo degli emblemi e delle imprese, che qui a San Secondo è presente insomma in modo abbastanza notevole. Il genere già si prestava, perché il genere è in realtà un'unione, una commistione tra arte e letteratura. Le imprese, per emblema si intendeva una figura simbolica accompagnata da un motto o un breve scritto, mentre invece per
impresa si intendeva un oggetto figurativo al quale si univa un motto che ne spiegava il significato. La fruizione era ovviamente destinata ad un pubblico colto, un'elite insomma di persone, e si ebbe subito una grandissima diffusione di trattati su questo argomento. Vi era addirittura un codice con delle regole da utilizzare per la creazione proprio di emblemi e di imprese. Il termine emblema aveva trovato, tra l'altro, la sua origine in un testo di un umanista milanese, Andrea Alciato, testo pubblicato nel 1531, l'Emblematum Liber, e lui appunto per emblemata intendeva degli epigrammi che aveva inventato lui stesso, illustrati da immagini e stemmi. Proprio uno dei motti della sala di Esopo, quello posto in calce alla favola della lupo e della gru, è ricavato da uno degli emblemi di Alciato, e precisamente l'emblema numero 90. L'emblema numero 90, questa è la favola del lupo e della gru, che reca il motto improbitas nullo flectitur obsequio. Ecco, l'altro, l'emblema di riferimento è questo. In eum qui sibi ipsi dannum apparat, vedete questo lupo che beve dalla mammella di questa capra, appunto alla fine, nel motto che lui pone alla fine, che Alciato pone alla fine, riporta la stessa identica frase, improbitas nullo flectitur obsequio. Tra l'altro Esopo è stato uno degli autori più, diciamo, saccheggiati da Alciato per la creazione dei suoi emblemi, se ne contano tantissimi all'interno dell'Emblematum Liber, e addirittura nel 1567 ad Anversa venne pubblicata un'opera che riuniva proprio le fabule centum di Gabriele Faerno e l'Emblematum Liber di Alciato. Ma un altro testo, sono molti i testi di riferimento per i committenti rossiani, l'altro testo furono le Symbolicarum Questionum di Achille Bocchi, un umanista bolognese che pubblicò quest'opera nel 1550. Anche lui si era ispirato dal Alciato per la realizzazione del suo Symbolicarum Questionum, ma anche a un testo attribuito a un misterioso autore egiziano, Rapollo, gli Hieroglifica, pubblicato da Aldo Manuzio nel 1505. Un testo che aveva avuto subito una grandissima fortuna, perché non tanto per questo catalogo, perché poi è un catalogo, sono un catalogo di geroglifica, 189 geroglifici ideogrammi, perché invece il successo era legato al fatto che a questi ideogrammi si erano attribuiti dei significati simbolici. Significati simbolici, e i letterati li ritenevano addirittura depositari di segreti divini. E proprio il simbolo 114 dell'opera di Bocchi, dal libro quarto, è appunto tratto, rivolto in oblocutores loquentes barbare, accompagnato da un'incisione che ritrae l'episodio del toro di Falaride, Bocchi aveva associato a questa immagine il motto consultum male consultori pessima res est a San Secondo. Questo motto è stato in parte ripreso proprio nella sala sempre di Esopo, nella favola del cane, del gallo e della volpe, che si conclude con questo motto malum consilium consultori pessimum. E oltre a questi ritrovamenti, consultando un testo edito nel 1600 da Simon Biralli a Venezia, lui aveva raccolto una serie di imprese, tra cui l'impresa di Ludovico Ariosto, quella dello sciame affumicato, questo testo è privo di incisioni in realtà, e all'impresa è associato il motto pro bono malum a San Secondo. Ancora una volta, una ripresa sempre nella sala di Esopo, al centro del soffitto abbiamo la favola del leone, del lupo e della volpe, che si conclude non pro bono malum ma pro malo malum a commento di questa favola. Un altro testo in parte ripreso, questa volta forse in modo più indiretto, nella realizzazione di questo ciclo è stata la famosissima Ipnerotomachia Polifili di Francesco Colonna, edita da Aldo Manuzio nel 1499. Non è stata tanto la storia dell'intreccio raccontato dal Colonna nell'Ipnerotomachia ad aver garantito il successo di quest'opera, quanto invece le immagini
immagini che in essa sono contenute. All'interno di questa incisione abbiamo, ecco, la figura di questo delfino che voi vedete a sinistra, in basso a sinistra, ed è lo stesso delfino che Aldo Manuzio riprenderà proprio nella propria impresa, attorcigliato all'ancora col motto Festina Lente. Lo stesso delfino che si ritrova più e più volte a San Secondo, in vari modi. Cesare Baglione, che è stato uno dei pittori ai quali sono attribuiti questi affreschi, l'ha ripreso tantissimo nel corso delle proprie opere, lo vediamo qua ripreso in vari modi all'interno della rocca. E tra l'altro questo uso di imprese e di motti e di emblemi ritorna anche a Mantova. Nel Giardino Segreto abbiamo la rappresentazione di queste favole, che sono abbinate di volta in volta alle imprese e ai motti che sono caratteristici della famiglia Gonzaga, ovviamente le imprese della famiglia Gonzaga. Gli stessi frontespizi di Faerno, questo è quello del 1563, e poi quello del 1568, che è l'edizione che abbiamo preso in considerazione, sono ricchi proprio di motti, emblemi ed imprese. Però ovviamente due sale nel complesso della zona di residenza esulano dal contesto di Esopo, cioè non sono legate alla favolistica, hanno un soggetto differente. Anche questo ha colpito il mio interesse, perché una è la sala di Bellerofonte, questa è l'affresco centrale, la famosa lotta fra Bellerofonte e la Chimera. Secondo Sauro Rossi, essa rappresenta l'eterna lotta fra il bene e il male. Ovviamente la Chimera viene uccisa da Bellerofonte. Però questo soggetto arricchisce l'opera di Alciato. Non sono riportate incisioni, però è ricordata tramite un motto: consilio et virtute chimeram superare id est fortiores et deceptores, cioè con la saggezza del valore si possono vincere i più forti ed ingannatori, che sono rappresentati dalla Chimera. Il raffronto che a me invece ha colpito è stato il raffronto tra quest'immagine e un'altra incisione ripresa questa volta dal Bocchi, dalle Symbolicarum Question, dal libro quinto, dal appunto il simbolo 135, che sembra essere quasi speculare all'affresco di San Secondo. L'altra sala che esula dal contesto di cui invece abbiamo parlato, del contesto di Esopo, è la sala della giustizia. La sala della giustizia, perché appunto, come dice già il titolo, il nome, la sala non reca nessuna favola di Esopo, ma l'allegoria della giustizia. Vedete che sorregge la bilancia e cinge il fascio littorio posto tra due figure maschili, quella a sinistra più giovane con una corona, quella a destra invece più matura con la frusta. Ora, questa immagine è presente in modo simile, ovviamente non identico, ma mi ha colpito molto questa somiglianza, con un'immagine più celebre, presente poco distante da noi, conservata nella Biblioteca Monumentale di San Giovanni Evangelista a Parma, che è l'immagine dell'Aurea Mediocritas. L'Aurea Mediocritas è il principio intorno al quale ruota non solo la decorazione di questa sala, ma addirittura tutto il, diciamo così, il fondamento morale dell'abbazia, del monastero benedettino. Perché? Perché innanzitutto gli affreschi sono estremamente interessanti, perché eseguiti intorno al 1574-75 da chi? Da due collaboratori, comunque due artisti che hanno collaborato anche con il Baglione, Giovanni Antonio Paganino ed Ercole Pio. Questi due artisti, probabilmente, questo l'aveva supposto Lucia Fornari Schianchi, potrebbero essere stati coadiuvati da Cesare Baglione nella fase ma non è comunque certo questo dato, è interessante proprio perché si ricollega ai nostri affreschi. E affreschi commissionati dall'abate Stefano Cattaneo da Novara. La complessità della decorazione è vastissima, perché c'è un intreccio di motti scritti in quattro lingue, emblemi grotteschi anche in questo caso, quindi già un'altra relazione importante, figure religiose che compaiono e addirittura anche cartine geografiche. La figura della giustizia in questo caso, vedete, è al centro, anch'essa sorregge la bilancia, anch'essa cinge il fascio littorio ed è affiancata anch'essa da due figure
figure femminili stavolta. Quella a sinistra invece regge non una corona come a San Secondo, ma una spada spezzata che personifica la giustizia troppo veloce, che con l'eccessiva forza vanifica la propria azione. Quella di destra invece ha le mani legate e rappresenta la giustizia troppo lenta, che ovviamente, essendo troppo lenta, è incapace di bene agire. Al centro sta ovviamente la figura della giustizia, la vera giustizia. La vera giustizia che è equilibrata, e regge infatti la bilancia, però allo stesso tempo esercita il proprio potere con la giusta forza, il fascio littorio, cioè il potere coercitivo che i magistrati romani dovevano saper possedere. Equilibrio. Quindi Laurea Mediocritas rappresenta cosa? La mansuetudine, la moderazione, concetto che è sottolineato dalla remora, dalla lumaca, da vari elementi che si trovano intorno alla decorazione. Quindi queste teorie disunte da Aristotele rimandano proprio ai concetti di giustizia distributiva, che distribuisce onori in base ai meriti, e giustizia correttiva, che mette sullo stesso piano tutti gli uomini. Ovviamente giustizia unita alla prudenza e alla sapienza dovevano essere elementi, principi posseduti dall'arbitro di una comunità, in questo caso Stefano Cattaneo da Novara, cioè l'abate di questo monastero, ma ovviamente il rimando si può attribuire, si può fare anche con San Secondo. Anche in questo caso la giustizia mostra questa bilancia alla figura maschile che regge la corona, come dire che i meriti vanno comunque distribuiti con equità e con giudizio, ma allo stesso tempo la giustizia che corregge va a mostrare il fascio littorio alla figura appunto del personaggio con la frusta. Quindi ecco quali sono le due sale che fanno da collante in realtà all'intero ciclo decorativo, che stanno da una parte e dall'altra proprio del ciclo stesso e tengono unito il tutto, cioè diciamo questa moderazione, questa mansuetudine, questo equilibrio nelle decisioni, nell'amministrazione della giustizia dovevano essere posseduti chiaramente da chi era capo di un monastero, di una piccola comunità, ma ovviamente da chi era anche a capo di una più grande comunità come quella, un feudo, una famiglia ovviamente. Ma anche il fatto che questi emblemi, ci fosse questo legame tra gli emblemi, le grottesche, le imprese a San Secondo, non stupisce, nel senso che comunque siamo in ambiente emiliano e l'Emilia è stato un terreno molto, molto fertile per il proliferare di questo tema. Ci sono alcuni esempi, abbiamo fatto prima l'esempio di San Giovanni, la palazzina di Marchesa d'Este a Ferrara per esempio, e anche le attività stesse dell'Accademia dei Gelati a Bologna sono testimonianza di questo. E poi, sempre tornando ad Apuleio, Filippo Fasanini, che è stato il traduttore bolognese di Orapollo, aveva dichiarato che appunto lui si era riferito, aveva preso come uno degli autori di riferimento per supportare queste teorie simboliche sui geroglifici, esponenti di una cultura assolutamente antitradizionale, tra cui figura appunto l'Apuleio, di cui si era servito lo stesso Pier Maria. L'ultimo passaggio sull'ipotetico intellettuale che poteva avere coadiuvato Troilo II nella realizzazione di questo progetto iconografico. Soprattutto l'intellettuale di riferimento potrebbe essere individuato nella figura di uno dei fratelli di Troilo II, colui che, unico nella famiglia Rossi, riuscì ad ottenere il famoso cappello cardinalizio che, come diceva il professor Bertini prima, era stato forse anche promesso a Giovan Girolamo, che invece lui non ottenne mai, cioè Ippolito de Rossi, che tra l'altro fu successore di Giovan Girolamo nella diocesi pavese ed è stata una figura estremamente importante di riformatore della diocesi pavese, perché lui stesso aveva applicato i principi del Concilio di Trento, le normative uscite poi dal Concilio di Trento. Era un personaggio che aveva condotto sì studi giuridici e teologici, ma era stato un personaggio che aveva avuto da sempre una grandissima passione per la cultura, per la letteratura.
La sua biblioteca, tra l'altro, era ricca di oltre 600 volumi e lui stesso aveva sempre, si era sempre prodigato per aiutare anche la famiglia Rossi, era sempre in contatto con la famiglia d'origine perché aveva cercato di aiutarli in qualsiasi modo o a riottenere delle terre perdute, comunque l'aveva cercato di aiutare per ottenere cariche importanti. E lo stesso Ippolito era stato forse l'unico della famiglia che aveva potuto vedere da vicino sia i cicli di Mantova, perché era sempre, era spesso ospite dei parenti mantovani, ma anche gli affreschi della stua della famiglia, essendo stato ospite del Castello del Buon Consiglio in occasione del Concilio di Trento, per il quale aveva seguito Ercole Gonzaga. E lo stesso Ippolito aveva avuto un'attività quasi simile di committente nella diocesi pavese, perché fu lui ad aver avuto un ruolo importante nella restaurazione, nella ristrutturazione del palazzo vescovile e addirittura fece realizzare all'interno del castello, del palazzo stesso, degli affreschi che tra l'altro presentavano delle grottesche. Queste sono alcune fotografie, purtroppo la condizione delle sale deve essere migliorata, sono previsti dei restauri, quindi la patina nera che vedete è per quello, alcune decorazioni grottesche con dei motivi che si ricollegano, per esempio il cavallo, che si ricollegano al nome Ippolito, o per esempio sì, altri motivi che sono legati insomma al nome di famiglia come la mitra. Quindi la conclusione insomma di questo è che il castello di San Secondo, a maggior ragione come si è visto dalle premesse insomma della sala dell'Asino d'Oro, ma soprattutto anche dalla sala di rappresentanza, la sala delle geste rossiane e questo ciclo, il quartiere di residenza, devono assolutamente essere rivalutate dal punto di vista e culturale e artistico per le complessità che includono. Bene, ringraziamo Elena Bini per questa ampia disamina di un nodo culturale molto importante, che è quello della Controriforma e del ruolo della cultura classica e della trasformazione della cultura classica durante questo periodo, con uno stretto, un legame che si stringe sempre di più tra parole e immagine, perché nell'emblema e nella emblematica tardo rinascimentale, se è vero che l'immagine serve a spiegare la parola serve a spiegare l'immagine, quindi sempre più stretto. E come vedete alla base di tutto c'è una cultura che si basa su queste biblioteche straordinarie che la famiglia aveva assemblato nel tempo e a cui tutti i membri contribuiranno in varia misura. Quindi ringrazio le due relatrici di questa sezione e credo che aggiorniamo alle 15.